Ecco cosa fare prima di assemblare un computer. Andiamo su Google e scriviamo bottleneck calculator. Ora dobbiamo trovare il nostro processore e la nostra scheda video e il quantitativo di RAM. Nel mio caso ho un processore Intel i7-7700K e una scheda video Nvidia GTX 1080 Ti e 16 GB di RAM. Poi clicchiamo su Calculate per ottenere i risultati. Nel mio caso ho ottenuto solo il 10% di bottleneck, vuol dire che il mio processore e la mia scheda video lavorano bene insieme, ma ora vi state chiedendo ma cosa è il bottleneck o collo di bottiglia? Il bottleneck o collo di bottiglia è un componente non in grado di reggere le capacità delle componenti più veloci, creando quindi un vero e proprio collo di bottiglia quando utilizziamo il sistema.